il nostro messaggio, l'intervento che la Repubblica di San Marino vuole portare, cerca di mettere insieme due oggi esigenze principali che l'Assemblea sta affrontando. Da un lato tutti gli impegni che sono nati sia con l'Agenda 2030 sugli obiettivi di sviluppo, più tutti gli interventi che l'anno scorso e quest'anno sono avvenuti circa la questione delle mutazioni climatiche, gli impegni contro l'emissione del CO2 e gli impegni successivi che ne sono conseguiti. Come conciliare questo con le grandi emergenze che in quest'ultimo anno stanno venendo alla ribalta? Le emergenze sono dovute sia ai fenomeni naturali, ma soprattutto ai focolai di guerra che sono presenti nel bacino del Mediterraneo e nel Nord Africa, e con la grande crisi migratoria che sta interrogando tutte le nazioni, l'Europa in particolare, ma non solo. Ecco, il tema che noi vogliamo sottolineare è la capacità che ha avuto anche il segretario generale di porre al centro la promozione e il rispetto dei diritti umani. In altre parole, si tratta di trovare una sintesi che vuol dire avere una visione unitaria, uno sguardo unitario che concili insieme uno sguardo lungimirante, che è quello degli obiettivi di sviluppo a lungo termine, con uno sguardo ravvicinato sulle emergenze, che consenta anche subito un intervento sulle emergenze. Purtroppo dobbiamo constatare come quest'ultima parte deve fare i conti continuamente con una serie di contraddizioni come quelle che sono avvenute in questo tempo anche con gli attacchi ai convogli umanitari che purtroppo in Siria continuano ad accadere.